Un saluto festoso a tutti. Festoso? E questo è solo l'inizio. Allora, hai visto come sono sexy col costumino? Sono una vera bomba sexy. Un vero Apollo. Pollo? Apollo. Ah, Apollo, figlio da pelle. In realtà sono in costume perché arrivo adesso, stato un po' in vacanza in un posto esotico. Quale? A Cesenatico. Perché avevo dei soldi da parte, allora dovevo scegliere se fare una settimana in vacanza a Cesenatico oppure prendere un aperitivo in centro a Milano. Che costava uguale? Gli stessi soldi, anche se ti mettono dentro gli ombrellini grandi negli aperitivi, molto grandi, che uno li vede e fa... Allora ero lì che sulla spiaggia che mi attaccavo dei catari frangenti addosso. Perché? Per attirare l'attenzione delle donne, me ne ero messo uno bello grande qui, uno grande qui. Così. E uno piccolissimo. Piccolissimo, beh, inutile negarlo, non c'è niente da applaudire qui. A ciascuno il suo. E allora ero lì che ero sulla spiaggia, arriva sulla spiaggia una bottiglia di Amaro 18 Isolabella con dentro un messaggio. Allora io ho aperto la bottiglia, ho bevuto l'Amaro. Piena era. Era piena. E poi ho letto il messaggio che si leggeva malissimo peraltro. Ma perché è marrone? E perché prima era bianco con l'Amaro 18 Isolabella. E mi diceva chiunque tu sia, il messaggio diceva solo tu puoi salvarmi. E io ho detto sì. Sono un professore universitario e disgustato dall'ignoranza generale, mi sono ritirato in un bilocale sui lidi ferraresi. Vieni da me, ti farò una semplice domanda di cultura generale, se risponderai esattamente ritroverò fiducia nella cultura del genere umano e riprenderò il mio posto alla libera università di Castellanza, che è quella dove insegnava Antonio Di Pietro. Sì, che avevano scritto libertà di parola e di congiuntivi. Di congiuntivi. L'ha aggiunto lui. Aveva aggiunto. Così. Allora... Allora io sono andato lì dal professore che si stava cucinando una zanzara alla griglia, perché lì, perché lì sui lì dei ferraresi ci sono delle zanzare. Non fare gesto. No, senza malizia. E allora mi ha detto, la domanda è questa, mi ha detto, da cosa è circondata l'Italia su tre lati? Io ci ho pensato e gli ho detto, dagli extracomunitari. Una grazie. Anche qua. Io sono... Lei, gente come lei che... E lui ha reagito insomma con pacatezza il professore. Cosa ha detto? Ha fatto, no! Poi è imploso su se stesso e si è trasformato in polvere che io sono venuto a spargere qui in Sardegna, che è un luogo di grande cultura. Un applauso per il professore. Grazie. Grazie. Qui c'è il professore. Ecco. Ma cos'è? E allora... Io finirei con una battuta da smascellare. No, sì, volevo dire, poi anche luogo di cultura fino a un certo punto, perché so che tu, Claudio, nella vita hai letto solo un libro. Non l'ho neanche finito. Si intitolava Come vincere la calvizie. E poi quando l'hai aperto il libro ha detto, Bisio, lascia stare, è una battaglia persa in partenza. Oh. Primo capitolo. Allora, è vero. Però così è la vita, Michel. E allora per finire vorrei dire una battuta da smascellarsi che ho scritto su una cartolina di Iglesias in omaggio anche al posto dove siamo. Si intitola Tipi strani. Tipi strani, un militare, va dall'ottico e dice, vorrei un paio di occhiali. E l'ottico, e quanto le manca? E lui, ancora 6 mesi. Un saluto festoso a tutti. Perché era... Au revoir! Leonardo Magno!